2013 non poteva mancare un protagonista assoluto della scena dell'aeronautica italiana, ma non solo italiana, anche europea, Luciano Sollini SPA, che ce lo dica lei importa tutto e un po' tutti le devono gratitudine, perché lei mette in volo un po' tutto. Lenti, sì. Noi siamo attualmente la più grossa realtà che ha Rotax in Europa. Noi copriamo praticamente tutta l'Europa, tutto il bacino del Mediterraneo e oltre, anche con altri paesi in Medio Oriente. Abbiamo un'organizzazione che stiamo sempre più implementando e migliorando, che vogliamo che sia sempre più capillare, per creare una maggiore cultura aeronautica dalla parte anche dell'utilizzatore finale, perché purtroppo c'è ancora molta confusione, c'è ancora molto arrangismo, e per cui vogliamo che la sicurezza del volo sia sempre più alta. Quindi oltre all'aspetto per noi tecnico e commerciale, c'è anche questo aspetto di cultura aeronautica, che poi è la nostra base, la nostra partenza. In effetti inizieranno poi anche una serie di corsi a partire da settembre in poi, che si apriranno sempre di più, rivolti alla manutenzione e all'esercizio del motore, quindi anche aperti eventuali a piloti, utilizzatori, che insegneremo come è fatto e come funziona il motore che li porta in volo, e poi anche allargandoci verso la sicurezza del volo. Il mondo dell'ultraleggero oggi è in netta espansione, lo dimostra Rotax, voi conoscete bene questa realtà. E lei prima ha fatto un passaggio che è sintomatico del fatto che a volte c'è un po' di improvvisazione nell'ambito della manutenzione, eccetera. Voi da settembre per cui iniziate a fare formazione, mi dice, ma fate formazione soltanto a tecnici o anche a piloti? Di corso ce ne sono vari livelli. Sì. Diciamo che il corso che noi attualmente già facciamo è per un aggiornamento costante dei nostri centri di servizio e degli operatori qualificati. Vorremmo aprire un settore, cioè una parte di corsi meno specifici ma più rivolti a una sicurezza del volo, in maniera tale da consentire, ripeto come dicevo prima, anche al privato, che però come in aviazione in generale un pilota deve sapere i circuiti, deve conoscere il manuale di volo come è fatto il suo aeroplano, anche in aviazione leggera vorremmo che il pilota sia a conoscenza degli impianti della sua macchina. Ecco, una domanda che mi riguarda: io sono un ultraleggerista avanzato e volo parificato al VFR, e mi rendo conto della grandissima differenza che c'è fra l'assistenza alla manutenzione di un ultraleggero avanzato che monta un Rotax da 100 cavalli rispetto alla manutenzione di un 172 della Cessna o un PA28 che montano motori Lycoming, eccetera. Ecco, perché c'è ancora questa differenza, e secondo lei se è colmabile questo gap fra, diciamo, la, non dico approssimazione dell'assistenza di un motore Rotax ad un ultraleggero avanzato, e l'estrema capillarità e l'estrema quasi maniacale capillarità nell'assistenza dei motori dell'aviazione generale? I fattori sono molti. Uno, il fattore che l'aviazione generale ha degli obblighi e dei controlli obbligatori che mancano nell'aviazione, chiamiamola, sportiva. Questo però livello di sicurezza è ampiamente colmabile, ed è anche il nostro lavoro, come dicevo prima, cercare di formare una coscienza, una cultura aeronautica che porti sì l'utilizzatore a essere conscio che comunque è in volo, che comunque sta gestendo una macchina tecnologica, che comunque non è solo la bellezza di stare coi piedi staccati per aria, ma il volo è una cosa completa che va dalla conoscenza della fisica, che va a conoscenza della meccanica, va dal puro spirito del volo, e quindi deve essere comunque una cosa completa, tonda. Per cui è importante fare cultura. Quindi a questo punto la sicurezza e i controlli andranno pari pari. Il nostro lavoro è applicare lo stesso principio di aviazione generale, lo applichiamo tale quale all'aviazione leggera, perché è il nostro standard. Quindi anche nelle nostre basi, dove vengono i nostri clienti a fare la manutenzione da noi, che sia sulla base in cui facciamo manutenzione sulle cellule, sia quella sui motori, che entri un PA28 o che entri un piccolo ultraleggero, per noi non cambia. Le procedure sono le stesse e le medesime, e le spieghiamo al cliente. Una nota dolente, purtroppo i ricambi, l'assistenza eccetera hanno dei costi che sono importanti, sono sempre importanti. Questa cosa voglio sperare che non sia soltanto attribuibile al fatto del suo markup, ci dia una giustificazione plausibile di determinati costi che a volte sembrano molto esosi, ma in realtà lei, come ho detto prima, anche la visione leggera sta andando sempre più evolvendosi con macchine, basta guardare fuori le macchine come sono diventate sofisticate,
per cui ci si avvicina sempre di più a una componentistica che sia una semplice vite, che sia una componente meccanica, che devono essere di qualità. Ovviamente questa qualità sta rappresentando il materiale certificato, e il materiale certificato ha dei costi che si stanno avvicinando a quello che diventerà automaticamente certificato. Per cui in realtà se si potessero analizzare bene determinati costi, non sono così irreali, sono concreti. E non è possibile in un mercato, qualsiasi sia la sua forma, considerare di avere dei margini alti, no? È impossibile. Forse anni fa si poteva fare, non più adesso. Io vorrei che lei rassicurasse tutti coloro che usano i motori, l'iComing, che girano 2600-1800 giri, che tutte le volte che saltano a bordo di un Rotax si impressionano e si spaventano perché il Rotax gira troppo velocemente. Vogliamo dare una spiegazione e rassicurarli che il Rotax, anche se gira al doppio della velocità, funziona sono bene? Sono motori diversi, progettati in maniera diversa, con provenienze diverse, su macchine diverse. Per cui è un motore studiato bene, progettato bene per questo scopo, e va bene così. Sarebbe impensabile farlo girare in maniera diversa. Come l'iComing nasce su un concetto di motore più antico, più vecchio, è nato con delle tecnologie e dei materiali diversi, ed è giusto che sia così per quel tipo di aviazione, quindi non ci sono problemi, anzi. Ecco, un'ultima domanda doverosa riguardante la sicurezza del volo. L'incubo di ogni pilota è la famosa piantata motore. In che percentuale oggi si può quantificare la piantata motore in motori di questo tipo, e se alla fine tutto sommato è sempre colpa del pilota quando succede? Buona parte degli incidenti aerei sono per colpa del pilota, in qualsiasi campo di aviazione sia. Una volta un mio vecchio istruttore mi disse che gli aeroplani cadono perché ci sono sopra i piloti, se non ci fossero volerebbero benissimo. E l'incidente o la piantata può capitare anche per scarsa manutenzione, ci rifacciamo al discorso di prima. Una cattiva o una scarsa manutenzione può provocare l'incidente, e qui bisogna essere sicuri di quello che si fa. Il motore in sé, ormai se abbiamo portato i TBO a 2000 ore, vuol dire che problemi non ce ne sono. Allora, grazie a Stefano Sorlini, in bocca al lupo per i vostri corsi, speriamo poi di potervi partecipare e di poterli raccontare insieme a voi.